Bella regà, bentornati in questo nuovo video e benvenuto se sei nuovo nel canale. Oggi ragazzi moddiamo l'RC Bandito. Come ben sapete non si riesce più a fare perché l'attività all'interno dell'arena non si vede. Noi faremo l'after patch e troveremo il modo per farla sbucare. Quindi ragazzi, requisiti, arena, RC Bandito e il veicolo da cui prendere le modifiche e l'attività che vi lascio in descrizione per Xbox e PSN regà. Quindi a questo punto, una volta fatto ciò, dobbiamo salire sul veicolo da cui prenderemo le modifiche, ragazzi. Io userò questo veicolo qui ed entriamo dentro l'officina. Quindi deve stare nel piano officina la macchina, ragazzi. A questo punto, una volta che siamo dentro l'officina, semplicemente facciamo bio cerchio e facciamo esci dal veicolo. A questo punto, regà, una volta fuori dal veicolo non avremo l'attività. Quindi ci mettiamo in questo punto, apriamo il menu di pausa, andiamo su attività preferite, ragazzi, andiamo su le gare, andiamo su memories per Xbox, ragazzi, per play non so come si chiama, ma il link ve lo lascio in descrizione. La clicchiamo e in questa schermata, ragazzi, andiamo a partecipare su Anawak, è fondamentale. Quando parteciperemo su Anawak ci riderà, ragazzi, questa schermata, riclicchiamo l'attività nell'elenco. E a questo punto, ragazzi, ci darà il recupero di Anawak. Rifiutiamo l'ultimo messaggio e sbadabam, spawneremo di nuovo dentro l'arena, ragazzi, con l'attività. A questo punto cosa dobbiamo fare? Ci mettiamo sul bordo, ragazzi, clicchiamo freccia destra e sbadabam, ragazzi, avremmo moddato la nostra RC Bandito. Quindi a questo punto ci facciamo una qualsiasi modifica all'RC Bandito, ragazzi, e avremo salvato la nuova RC Bandito moddata. Lasciate un like, lasciate un commento, supportate Xavix, condividete, ragazzi, e alla prossima. Sbadabam.